La Treviso culturale si arricchisce ulteriormente con l'ampliamento del Museo Luigi Bailo. Ad accogliere il pubblico ci saranno infatti 7 nuove sale e più di 100 opere, frutto di generose donazioni. Il nuovo percorso espositivo Donazioni e Donatori trasforma in un gigante culturale l'ex convento rinascimentale, offrendo ai visitatori un'esperienza ancora più ricca e coinvolgente. Un'opportunità unica per immergersi nell'affascinante mondo dell'arte, scoprendo opere rare e preziose frutto della generosità di molti donatori. Le nuove sale permanenti accolgono opere di diverso genere, dai celebri esempi di romanticismo storico di Ippolito Caffi, Vincenzo Abbati e Pietro Paoletti, solo per citarne alcuni della prima sala, la Galleria dell'Ottocento, ai ritratti dei donatori della seconda. Una sezione è dedicata anche alle ceramiche trevigiane di primo Novecento e le opere di grandi scultori veneti e non, da Umberto Feltrin, Gino Cortellazzo, Nino Springolo e Giovanni Barbisan. Un'esplosione di colore accoglie lo spettatore nell'ultima sezione del percorso, con dipinti e opere di Carmelo Zotti e Renato De Giorgis, giunti da recenti donazioni alle collezioni cittadine. Per noi questo è motivo di vanto e di orgoglio. I nostri cittadini, i nostri donatori riconoscono nell'istituto una reputazione e un prestigio, per cui sono felici di donare o prestare e dare in deposito a lungo termine le loro opere, perché vedono la capacità di valorizzarle e di farle conoscere in maniera appropriata, e questo ci riempie di orgoglio. Ovviamente questo significa che il museo è sempre più un museo della comunità, un museo dei cittadini. Lo sentono proprio, addirittura con le loro donazioni lo fanno crescere giorno per giorno. Un'esposizione che fa di Treviso una delle capitali culturali d'Italia. Il turismo in questo ultimo periodo è esploso nella nostra città, ci sono tantissimi turisti e non è un turismo mordi e fuggi, è un turismo di residenza, cioè si sceglie di venire a Treviso, forse anche per andare a vedere Venezia sicuramente, ma poi ritornano qui. Quindi l'offerta culturale è fondamentale per poter creare, per poter dare dei motivi in più per venire e per restare qualche giorno qui a Treviso. Un allestimento a tutto tondo che prende spunto dall'idea del gesto del donare, inglobando non solo le ultime donazioni ma anche opere storiche presenti nelle collezioni da tempo. Un'alternanza di sculture e dipinti integrate nel movimento estetico dello spazio dato dalla struttura architettonica. Abbiamo avuto vari spunti, anche perché dopo la fine della mostra di Juti Ravenna era necessario ridare vita a tutti questi spazi che erano liberati. L'idea dei donatori, ma anche quella dell'Ottocento, che era già un'idea che avevamo di riallestimento, ci ha permesso di creare legami tra, per esempio, la ceramica Fontebasso, i donatori Lorenzon Gaetani, e quindi da lì approfittare e tirare fuori, proprio detto così, dai depositi tutte le opere giunte per donazioni più o meno recenti del museo.